Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, bentornati su Slow Bradipo dopo un bel po' di tempo. Ho lavorato parecchio, ho lavorato davvero un bel po' su questo account perché ho avuto parecchio da fare, insomma. Ho tirato su campioni, sono andato avanti con le missioni, sono più o meno a metà delle missioni su giudicatore, dell'ultima tranche, ecco, di missioni su giudicatore. Fra due missioni sarò esattamente a metà, ma in realtà tutta questa sezione io l'ho praticamente già completata perché sono effettivamente in grado di farla e ci saranno soltanto alcuni elementi che andranno a fermare questa corsa perché richiedono un po' di tempo per essere completati. Mi riferisco al portare un bonus della sala maggiore livello 9, come in questo caso. Ho appena usato le 800 medaglie per fare livello 8 e quindi mi ci vorrà una settimana e mezza, 10 giorni, insomma, per mettere da parte le 900 medaglie necessarie per questo achievement qui. La cosa molto buona, però, è che in realtà è l'unico ostacolo. Quindi ho già completato tutte le roccaforti di livello 15, ho già completato tutte le roccaforti di livello 17 e sono in grado anche di farmarle praticamente. E strano a dirsi, ho anche già completato praticamente le roccaforti di livello 20. Perché allora, dal drago sono da livello 20 e sono in grado di farmarlo. Questa è una cosa molto buona perché ho cominciato a portare nell'account diversi pezzi buoni per costruire i campioni. Anche se le build sono ancora abbastanza traballone in realtà. Però i pezzi 4 stelle stanno cominciando a sparire, i pezzi comuni oppure inusuali stanno cominciando a sparire, insomma, in favore di pezzi 5 stelle, anche rari, ma comunque con delle statistiche buone. Quindi bene per il drago. Molto molto bene per il golem, mi ha sorpreso. Riesco a fare la fase 20, ok, in un tempo lunghissimo, però ricordiamoci che il golem è tra tutte forse la fase più complicata da fare in speed farming. E possiamo anche sottolineare il fatto che non è così importante. In realtà non credo che andrò mai a farmare il golem in questo account. Lascerò l'incombenza ad un potenziale futuro proprietario, si vedrà. Comunque, insomma, riesco a fare la 20. Riesco a fare anche la 20 del ragno, raga. E questa run ve la faccio vedere in realtà. Il team è questo qui, quindi andiamo a commentarlo assieme. Abbiamo Lissandra che ovviamente ha il compito di tenere a bada il ragnone e anche i ragnetti in realtà quando va a utilizzare la riduzione del contatore. Abbiamo la nostra amica Widir che è qui come sacco da box in realtà, però ha anche il compito di andare a clansare. Fa un sacco di cose utili, lei e Bivald assieme, davvero perché Bivald provoca i ragnetti e ha anche la possibilità di mettere la sanguisuga. Widir attacca ad area con la sua skill primaria e con tutte le altre cura. Questo significa che lei si curerà indipendentemente dalla skill che usa. Grazie a Bivald possiamo provocare i ragnetti e poi anche andare a metterci uno scudo. Quindi, o i ragnetti sono provocati, o c'è uno scudo gigante, o i colpi finiscono su Widir, che però è un tank e che ha la possibilità di curarsi ad ogni turno. Questo significa che gli altri tre elementi del team, nella maggioranza dei casi, saranno al riparo dalle malevolenze, insomma, di questi ragnetti schifosi. Mentre posso addirittura permettermi di scriptare Armigero per far sì che utilizzi a cadenza regolare seppellimento. E questa è una cosa molto buona. È una cosa che in realtà è dovuta all'abbinata con Tyrell, naturalmente con la 3 di Tyrell e con Lissandra, altrimenti sarebbe molto difficile. Dovrei lasciare Armigero libero di fare quello che vuole e quindi questa run durerebbe molto di più perché di fatto dovrei far fuori il ragnone di maestri bellici, mentre invece posso permettermi di utilizzare la 2 di Armigero che, ok, magari con questa build non farà un danno mostruoso, però fa un danno che accorcia i tempi della run in maniera sensibile, quindi cosa molto molto buona. Mi piacerebbe consigliarvi questo team qui, però mi rendo conto, raga, che ci sono tre leggendari non proprio così tanto semplici da trovare. Lo devo riconoscere, è la verità. Però ritengo che ogni account abbia poi i suoi punti di forza. Quindi, ok, in questo account posso essere stato magari fortunato a pescare un campione tremendamente buono come Widir, un'altra buonissima come Lissandra, però
Non è che adesso dovete affrontare il ragno 20 con 5 armigeri perché il gioco non vi ha dato niente di meglio. Non è possibile, raga, le schegge le dovrete pure aprire. Quindi le dimostrazioni che è possibile fare queste fasi con soltanto epici o con soltanto rari, secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, raga, perché davvero prima o poi qualcosa di buono lo troverete. È normale, è normale. Ok, è morto Bivald, però ormai ci siamo, siamo addirittura d'arrivo, entro un paio di colpi dovrebbe andare giù e i ragnetti in realtà devono ancora massacrare completamente Wyvern, quindi c'è ancora un bel po' di tempo, anzi no, non c'è più tempo perché adesso è seppellimento e Ceone. 3 minuti il boss è andato, è un tempo importante, è vero, però in questa fase non mi importa più di tanto il tempo, ma la possibilità di farmare comunque la fase, è un team che mi permette di farmare, qua sono stato sfortunato che Bivald è morto, però come avete visto è morto soltanto alla fine, quando la partita ormai era già bella che è finita in nostro favore, e in tutti gli altri tentativi che ho fatto, 5 o 6, non è mai morto, quindi insomma possiamo essere tranquilli e pacifici, tenendo conto che Bivald ha quasi tutti i tomi, non tutti. La A3 ha bisogno ancora di quel tomo che gli riduce i tempi di ricarica, quindi per assurdo potremmo avere a disposizione ancora più scudo e ancora più cose. Vediamo che cosa ho vinto. HP con HP percentuale, sì, penso che lo otterrò. Bene, quindi è una delle fasi, se non forse la più difficile, insomma, da organizzare dell'intero gioco, almeno per questa fase, cioè quella che mi serve per raggiungere il giudicatore, è fatta. Mi manca ancora il cavaliere Pirico 20, sono arrivato alla fase 19 che sono riuscito a completare in un tempo lunghissimo ma è abbastanza rilevante. Per la 20 penso che utilizzerò questo team qua. Sì, sono riuscito a prendere anche la nostra amica Cuore Glaciale. Io sapete che sono super fortunato con Cuore Glaciale, prima o poi in tutti i miei account deve uscire ed è uscita. Perché non ho utilizzato Cuore Glaciale nel team precedente? Perché non sono ancora riuscito a darle una precisione sufficiente a ridurre il contatore del cavaliere Pirico 20. In questo team va bene, ho Lissandra, ho Armigero, ho anche Farakin che permette insomma ad Armigero di ottenere un turno in più. Quindi anche se Cuor Glaciale non riesce a ridurre questo contatore, non importa, vinco lo stesso. Ma contro il ragno io ho bisogno che Armigero vada a ridurre il contatore. Ok? E quindi in quel team posso sostituire Armigero con Cuor Glaciale, non c'è spazio per altri campioni e ho bisogno di qualcuno che riduca il contatore. È fondamentale, insomma, che mi dia una certa sicurezza da questo punto di vista. Però è ovvio che con i prossimi pezzi che arriveranno, magari potrò rebuildare Cuor Glaciale perché possa fare qualcosa anche contro il ragno. Ma ora come ora non mi importa. E non ho ancora testato questo team, penso che non funzionerà. Cioè, o meglio, ci sono buone possibilità perché riesca, però devo stare un po' attento contro le ondate. Sarebbe bellissimo in questo account avere un debuffer verde o rosso, che però ancora non ho al di fuori di guerrigliera, naturalmente, ma in questa fase comincia ad essere un po' troppo fragile, anche perché è livello 50, ecco, però valuteremo, valuteremo, valuteremo. Allora, beh, è inutile dirlo, tutte le fasi 20 delle pozioni le faccio fuori, arcano compreso, nessun problema, Minotauro si farma nella fase 15, quindi insomma sono riuscito ad arrivare al massimo livello delle vecchie roccaforti di qualche mese fa, prima insomma che arrivassero i livelli 25. Quindi tutta la parte relativa alle roccaforti è fatta. Invece per quanto riguarda il clan boss, sono abbastanza bene in realtà. Sto facendo incubo con due chiavi, vedete nella scorsa chiave ho fatto 20 milioni e 2, il team è questo, Geomante è stato davvero un ottimo innesto, anche perché con il passaggio di nuovo clan e i miei impegni lavorativi è difficile arrivare pronti per il reset, quindi pronti per utilizzare il boss viola. Devo arrabattarmi con quello che c'è, con le affinità che arrivano. Geomante mi dà la possibilità di fare più danni, per assurdo, quando il boss è in affinità, quindi ben venga il boss al di sotto del 50% di HP. Ho un po' di fragilità nei confronti del boss rosso, naturalmente avendo ben 3 campioni blu, ma questo significa fare il boss con 3 chiavi, quindi non dovrebbe essere male. Non mi servirà per assurdo nemmeno spendere centinaia di gemme in chiavi quando dovrò fare le missioni che ti richiedono un determinato danno
contro quel particolare livello di boss da incubo. In questo caso io farò incubo. Che altro manca poi all'appello? Vabbè, dell'arena ne abbiamo già parlato. Io mi sto militando in oro 5 da clandestino sanguisuga, come del resto quasi tutti, insomma, andando a sfruttare questi team costituiti di un solo avversario. E questo è il team che sto utilizzando in questo momento, lo stesso che avevate visto un po' di tempo fa. Mi permette di partire prima abbastanza spesso, grazie alla nuova build che ho fatto a Lissandra. Mi permette, se non parto primo, di incassare abbastanza, perché c'è Widir che è tencosa, perché c'è Re della Montagna che comunque è tencoso e contrattacca spesso. Di conseguenza, insomma, posso gestire un eventuale go second se il team avversario è un po' fragile. Se invece è tencoso, è un po' un problema. Però contro le altre giudicatore non vado. Per adesso non ha particolare senso, quindi non ne vale la pena, ma contro team del genere a volte me la rischio, sperando che siano un po' più lenti di me. Beh, abbiamo fatto tutte queste cose belle ed efficaci. In che modo? Ebbene, le build sono le seguenti. Andiamo rapidamente a vederle. Allora, ho rebuildato Widir in set poison, che mi ha permesso di svoltare il drago. Davvero, lei attacca molto molto spesso con la sua skill primaria e sono tutti i veleni che vanno ad intasare gli avversari. E contro il drago, proprio il boss, magari non è così prestante, ma contro le ondate davvero tantissimo. E Widir chiude la partita con un danno davvero notevole, fatto esclusivamente contro le ondate, ma davvero davvero notevole. E le statistiche sono le seguenti. Non ho curato molto la sua precisione, anche se sarebbe carino farlo in realtà, perché significa più sanguisughe a disposizione, quindi più cure per tutti. Però il set veleno naturalmente non ha bisogno di precisione per funzionare, quindi per ora non ho curato questa statistica. Per il resto è abbastanza tencosina, un po' poca difesa, però questa è ancora una build abbastanza precoce. C'è spazio per migliorarla. Il nostro Re della Montagna non l'ho più toccato, è sempre stato così. Lento come la fame, però con un disastro di HP e anche un discreto danno decisivo. Il tasso è basso, ma come sapete questa cosa non è molto importante perché vado a compensare con i buff di Farrakhan, quindi benissimo. Il nostro amico Alex sono riuscito a liberarlo dalle corde del clan boss, l'ho rebuildato per fare danni, attualmente è il secondo nuker, io di solito utilizzo Re della Montagna, ma se ho bisogno di rinforzare i danni in un team non particolarmente pericoloso, in cui posso rinunciare a Widir, allora dentro Alex per fare ulteriori danni. E poi c'è Bivald, che però vi faccio soltanto vedere rapidamente e basta, perché ovviamente sarà oggetto del video di domani. Lissandra l'ho ritoccata, sono riuscito ad arrivare a 274 di velocità, davvero notevoli grazie a questo pezzo qui. Qui ho proprio sculato, come si dice, triplo roll, tra l'altro molto elevato, su pezzo velocità divina. E come vedete, combattere contro l'oro 5 non serve soltanto per le medaglie, ma serve anche per i pezzi buoni, che sono rarissimi, sono una rarità, ma ogni tanto capita che entrino. Ho anche un guanto migliore di questo, però purtroppo la statistica primaria è flat e me la fa diventare troppo fragile. Visto che io Lissandra la utilizzo anche in altri contesti, non solo l'arena, preferisco averla leggermente meno veloce, però più tencosa. Poi tenete conto che ha già 282 di precisione. Se le ritoccassi le maestrie chiudendo con occhio d'aquila, potrei averne ancora di più, ma per adesso anche il suo danno mi fa veramente veramente super comodo. Saci la sto utilizzando veramente pochissimo, infatti come vedete ha una build molto molto vecchia. La utilizzavo al posto di Geomante, ma è chiaro che è meglio utilizzare lui. Gli manca ancora l'amuleto, però le statistiche sono dignitose. È molto basso di precisione, purtroppo, anche se con l'aura io vedo che comunque la maggior parte delle volte il brucia HP e l'indebolimento entrano. Sì, devo curare questa statistica. Spero di poter trovare un amuleto che abbia un po' di precisione come sottostatistica. Questo credo che sia già precisione, sì. E poi quando avrò finito la precisione blu nella sala maggiore, comincerò a curare un pizzico anche quella rossa. Il nostro Yareg è sempre il solito, sarebbe bello averlo un po' più tencoso, ma per adesso mi accontento.
Tyre New Entry, allora è ancora molto molto basso di HP, è pericolosamente basso di HP, non fate un Tyre con HP così bassi, però è anche vero che mi manca l'anello, quindi se sono un po' fortunato dal ragno in questi giorni, visto che posso finalmente farmare la fase finale, ebbene avrà a disposizione anche un po' di HP in più. Gli metterò un anello HP con HP percentuale rollato un po' e dovrei sistemarla per sempre. Tutto il resto, bene o male, va abbastanza bene. Poi c'è lo zio Farakin, che ha ancora due pezzi schifosi, ma si spera prima o poi glieli sostituirò. Le sue statistiche sono normali, però sono funzionali, vanno bene sia dal cavaliere Pirico, ma anche dal clan boss. Per adesso niente da dire sul nostro Farakin. Beige gelata, ottimo campione, è fin over di precisione. Potrei tranquillamente togliere lo standard precisione per metterne uno difesa o HP, magari vedremo, solo che per adesso non ce l'ho, quindi resta quello precisione, mentre Kyle per ora è lì. Beh, io non lo sto quasi più utilizzando, non è più nei team principali di alcun boss di alcuna roccaforte, però c'è, cioè, a disposizione, l'ho rebuildato per fargli fare un po' di danni, anche se comunque le statistiche sono quello che sono, ma come dicevo non mi importa, non mi importa molto. Poi c'è Ermigelo. Il micello invece è venuto discretamente bene, non ha questo danno decisivo assurdo e, come avete visto, non fa dei danni pazzeschi contro il ragno, ma neanche mi importa. Quando riesce a togliere quei 10-15% al massimo di HP totali del boss ogni volta che usa seppellimento, e la utilizza ogni due turni, quindi molto molto spesso, a me va benissimo e per ora me lo tengo così. Penso che sia una delle build meglio riuscite di tutto l'account finora. Chani la utilizzo ancora, ovviamente è il mio leader da clan boss grazie alla sua aura molto molto potente. In tutto il resto non è molto utilizzata, però è il candidato per vestire l'ultima stella. Come sapete, le missioni vi richiedono di portare all'ultimo livello di elevazione un campione per affinità, e non è retroattivo, quindi dovremo tenerci da parte questi campioni per farlo. E mi sono tenuto Chani, appunto, per quanto riguarda l'affinità blu, e guardaciale per quanto riguarda l'affinità viola. Lei ha anche delle statistiche dignitose, considerando che non ho ancora impiegato un amuleto, perché non l'ho trovato un amuleto da non decisivo. Mi auguro, ecco, di poterlo fare. Il resto della build è decente, tranne la precisione, che come avete visto è ridicolmente bassa, però con uno standard buono dovrei riuscire a compensare la cosa per farla arrivare ad un livello di sicurezza accettabile, ecco, mettiamola così. Ho bisogno di altri due campioni da portare a 60, uno rosso e uno verde. Quali sono i candidati? I candidati sono, per il verde Dur, un Resser servirà molto probabilmente anche ad un futuro proprietario di questo account. È un buon campione, lo conosciamo, può fare molto bene nella sua cripta. Comunque tutto il suo kit è buono e non è il classico Resser da cripta schifoso che va bene solo in cripta e tutto il resto non serve a niente, tipo Oforio per esempio. No, lui è anche un buon campione, ma vedremo. Per adesso sta qui, quasi sicuramente sarà lui il candidato. E il campione rosso? Beh, ci sono tutta una serie di scelte, raga. Ho pescato qualcosa anche tra gli epici che potrebbe essere interessante, come per esempio Sentinella Tombale, però mi obbligherebbe poi a tarare le velocità, a fare tutto un sacco di cose di cui non ho voglia. Quindi, ma sapete che in questo account c'è anche Sentinella Tombale, se volete svilupparla. E apro la cantina, raga, per farvi vedere la sculata di questo weekend, che qualcuno forse in chat avrà anche visto, ma stiamo parlando della nostra amica Lady Kimi. Campione veramente bellissimo, che però in un account così giovane non so quanto valga la pena sviluppare. Poi potrei essere mega smentito, per carità. Se non avessi Lissandra, ecco, diciamola così, l'avrei già portata subito a livello 60. Però ho Lissandra, ed è una Lissandra vestita molto bene. Quindi per adesso sta lì. Per adesso sta lì. Mi auguro che il futuro possessore possa crearsi una Lady Kimi davvero coi fiocchi. Ritengo che però sia una bellissima eredità da avere. Allora, vi ho detto il campione verde, ma non vi ho detto il campione rosso. Ci sono due candidati in realtà. O facciamo Deliana, che
che avrebbe assolutamente senso in molti contesti, al di là del leader, ma comunque in progressione, resta un valido campione, indipendentemente che si faccia in set assorbimento in qualsiasi altro set, va bene? Quindi una idea potrebbe essere Deliana, qualcuno ha suggerito Cantra, ma io non sono d'accordo, raga. Ok, ha alcuni elementi positivi, ma in questo account qui io non lo so che cosa possa fare, perché dove c'è bisogno di un campione come Cantra, io posso tranquillamente mettere Widir. Quindi Bracus non lo toccherei, potrebbe essere una validissima idea. Sventura, perché no? Ma un'altra idea molto molto carina, e vedremo in base a quanto tempo mi ruba l'arena, perché l'incognita è soltanto lì, di fondere Razin. Come sapete io ho a disposizione tutti i campioni necessari, perché ho tutti i rari che vanno a fare questi due epici, e ho direttamente i due epici necessari, quindi devo soltanto mettermi là e fare un pochettino di campagna e di pozioni necessarie, insomma tirare sulla gente per fare Razin, che potrebbe avere senso. In quale caso potrei voler fare Razin? È uno e uno soltanto per questo account attualmente, se non dovessi riuscire a fare Cavaliere Epidico 20, proprio non entra, non ci sono speranze, allora Razin di sicuro è la soluzione, perché mi dà trait sulla skill primaria, perché mi dà la riduzione della difesa e l'indebolimento, perché mi dà un reset totale del contatore di turno, ogni mai, ma comunque lo fa. Quindi ecco, contro il Cavaliere Pirico lui sarà la soluzione, non ha problemi di affinità, va bene e va alla grande, ma conto di non avere problemi, mi auguro. Contro il Pirico 20 magari ci impiegherò mezz'ora, però dovrebbe andare giù, e se ci impiega mezz'ora per 10 volte, giudicatore l'ho presa, quindi dovrebbe andare bene. Ok, allora, queste sono tutte le novità, tante, 22 minuti di video, troppi, però bisognava dirlo. Quindi come al solito, raga, vi invito a lasciare i vostri commenti qua sotto, se vi piacciono i risultati ottenuti, se vi piace l'idea che ho trovato Lady Kimi, se volete fustigarmi perché non l'ho ancora buildata, fatemelo sapere nei commenti. Comunque c'è chi prenderà questo account. Devo ancora pensarci in realtà, ma penso proprio che questo sarà il destino di Slow Bradipo. Allora si godrà una Lady Kimi molto molto simpatica e allegra. Poi mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanella, solite cose, perché in questo modo otterrete un lecca lecca alla fragola e crema, esistono, sì, quelli della Chupa Chups esistono, sì, gratis. E infine, come dico sempre, siate furiosi ma rimanete bradipi.